Ehi ragazzi, ciao a tutti! Oggi si parte effettivamente con qualche lavoretto nel nuovo studio. Oh sì ragazzi, eccoci qua. Come vedete, era ora di cambiare un po' la solita impostazione dei soliti video e quindi siamo un po' più dinamici, ma soprattutto perché ci spostiamo immediatamente da qui per andare ovviamente nel nuovo studio. Perché? Oggi voglio iniziare effettivamente con qualche lavoretto e ovviamente quindi questi video, questo e anche i prossimi che arriveranno saranno più in generale dei vlog in cui vi porto con me nei vari lavori che vado a fare, quindi più cose raggruppate in un unico video perché se no non ne veniamo più a capo. Prima di tutto, in realtà, la cosa che sto aspettando è che mi allaccino la corrente. Il gas sono già passati ad attivarmelo e quindi manca solo che mi attivino anche la corrente così da poter iniziare effettivamente a fare qualcosa. Perché senza corrente non faccio un bel niente. Quindi oggi la prima cosa che andiamo a fare è scoprire se le è arrivata la luce oppure no. Andiamo subito, immediatamente. Prima, mi raccomando, voi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate già anche un mi piace, così da non perdervi tutti quanti i prossimi contenuti e i prossimi sviluppi per quanto riguarda il nuovo studio, con un super mega gigantesco unboxing. Eccoci qua, prima di tutto andiamo a scoprire se è arrivata o meno la corrente nei sotterranei. Il gas me l'hanno già attaccato, quindi mancherebbe solo lei. Speriamo, se no non riesco a fare ancora una sega, neanche a aspirare per terra. Ecco qui il ripostiglio. Vediamo. Sta. Il contatore sta. Andiamo a vedere se effettivamente c'è la luce. Eccoci qui. Questo è già un gran bel traguardo. Ah sì, come vi accennavo, non preoccupatevi, queste orribili luci le cambio adesso il prima possibile, appena mi arrivano i nuovi pannelli LED, ovviamente posiziono quelli e tiro giù queste. Ma ora che abbiamo la corrente, la prima cosa che andrò a fare è pulire tutto quanto, perché per terra non si vede ma c'è una polvere assurda. Let's go! Ragazzi, pulizie fatte, ho pulito abbastanza grossolanamente tutto quanto, ma già è molto meglio di prima. Di più non sono riuscito a fare perché questo era tutto quello che mi rimaneva. In ogni caso, ora, per voi, per me, appena arrivano, possiamo passare al cambio delle luci. Eccoci qua, amici, abbiamo le luci. Cioè dei semplicissimi pannelli LED da 30x120. 4000 lumen di intensità, luce neutra e robe varie, non so se mi frega qualcosa. Comunque, questi bei pannellini che quindi consumano molto poco, io li ho presi da Leroy Merlin, ma si trovano anche su Amazon, vi lascio il link qua sotto in descrizione se vi interessano. Possiamo andare a montarle. Prima di tutto, ovviamente, dobbiamo smontare queste qui. Let's go. Prima di togliere anche le altre, andiamo a montarne già una. Ok, possiamo andare direttamente ad appenderla. Anzi, aspettate, idea geniale, prepariamo una dima, così anche le prossime che dobbiamo fare siamo già pronti, quindi cartone alla mano. E ci facciamo la nostra bella dima. Sì, nel frattempo ho anche messo il cappellino dei lavori, perché se no non si riesce. Spam!
Ecco la nostra dima, fatta un po' così, voi non vedrete neanche i buchi, ma loro ci sono e io vado a fissare a soffitto. Ok, tasselli messi, quindi adesso possiamo attaccare i cavi. Mi raccomando, ricordatevi di tirar giù la corrente. Ce l'ho fatta! Forse. Ora scopriamo se funziona. E luce fu. Oh yes, minchia che fatica. Devo dire che non è stato semplicissimo. Un po' giallognola. In teoria era luce neutra, 4000 Kelvin. Comunque, beh dai, una è andata. Mancano ancora le altre due. Meglio che mi sveglio. Meglio che mi sveglio. Let's go! Ragazzi, forse ce l'ho fatta. Eccole lì, proviamo ad accenderle. E luce fu! Oh yes! Ora sì che si ragiona. Sembrava impossibile, infatti ci ho messo anche un bel 2-3 ore tutte, ma alla fine il risultato è davvero niente male. Come potete vedere, decisamente molto meglio di prima. Così facendo però, mi per forza di cose, mi sono rimasti i buchi delle vecchie lampade a soffitto e quindi mi sa proprio che mi toccherà andare comunque ad imbiancare, anche se non ne avevo nessuna voglia. Però per fare un bel lavoretto fatto bene, mi sa che adesso la prossima cosa che mi tocca fare è imbiancare almeno il soffitto. Ma prima ci sono anche le luci del bagno, che però vi risparmio perché non sono niente di che, devo semplicemente andare a mettere una plafoniera, una plic a queste lucette qua, perché sennò fanno proprio schifo. Ma ve lo risparmio, vi lascio per le cose più interessanti qua fuori. Eccoci qua ragazzi, pronti per andare a stuccare. Quindi innanzitutto prepariamoci un pochino di stucco. Ecco fatto, semplicissimo, buchetti stuccati, ora lasciamo asciugare una notte e poi andiamo ad imbiancare. Ecco tutto quanto pronto per imbiancare il soffitto. Il pavimento tutto bello coperto, così non sporchiamo nulla e possiamo partire. Ecco fatto ragazzi, soffitto imbiancato, ovviamente voi non noterete nessuna differenza perché è bianco come prima, ma almeno i buchetti sono spariti per bene e non c'è nessuna traccia se non qualche segnettino, come potete vedere. Quindi direi che siamo a buon punto, cioè in realtà non ci sono state queste grosse differenze, però erano dei lavoretti che dovevo fare che rubavano anche un po' di tempo, perciò ora posso tirare via tutto quanto, ripulire il tutto e direi che possiamo anche congedarci, perché questo video è durato abbastanza, dicendovi che in realtà mi è già arrivato anche il paccone di attrezzatura dalla Xenios. Quindi mi raccomando, voi rimanete connessi perché nei prossimi video, non so ancora se il prossimo o quello dopo, magari prima faccio la pavimentazione, devo ancora decidere,
In ogni caso, prossimi video, arriva un super mega unboxing Xenios USA con tutta l'attrezzatura che ho comprato. Mi raccomando, vi ricordo che se dovete acquistare qualsiasi cosa di attrezzatura sportiva, andate dal link qua sotto in descrizione sul sito della Xenios e usate il codice sconto Yuri Till The End, che trovate comunque qua sotto in descrizione, per il 10% di sconto. In ogni caso, non vi spoilerò nient'altro, voi iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima con qualche altro aggiornamento.